con Raffaele Spauraccia, grande genio da Bernacchi. Necessita la mia opinione. Cari amici di Facebook, benvenuti anche quest'oggi alla mia rubrica Una Vernacchia è per sempre. Oggi la mia rubrica vuole dedicare una vernacchia a questo signore qua. Caro Vincenzo Salemme, ti ricordi quando io sono venuto al teatro Diana accompagnato sotto braccio da Maurizio Casagrande nel tuo camerino? Volevi mettere la parrucca per andare in scena perché stavi dando al teatro Diana di Mamma Ce n'è una sola. Io sono venuto da non vedente perché mi sono presentato già a Maurizio fuori al Diana, che mi ha preso poi gentilmente sotto il braccio, perché ai non vedenti si dimostra sempre una certa solidarietà. Ti ho parlato, ti ho detto: ma come mai nelle tue commedie non tratti mai argomenti come il mio? Tu mi dicesti: no, ma io sto facendo, mo devo fare pure un film che parla appunto di questo argomento. Insomma, abbiamo fatto un po' di conversazioni mentre uno ti truccava e c'avevi anche l'aiuto regista alle mie spalle. Quando mi sono tolto gli occhiali, tu hai detto: ma tu hai capito a sto disgraziato, rivolgendoti all'aiuto regista alle mie spalle. Ed io ti dissi: guarda Vincenzo, io lo faccio semplicemente perché cerco di procurarmi un lavoro. E tu mi hai detto: no, guarda che io ti voglio un film mio. Amore a prima vista. Ti voglio un film mio, dammi un numero di telefono, dammi un numero di cellulare. Io ti ho dato il numero di casa, il numero di cellulare, il numero di casa dei miei genitori, tre numeri di telefono, da poco tre, un elenco telefonico. Ti sono tornato a trovare dopo 3-4 mesi che stava un'altra volta a Diana e mi dicesti: no, ma quella che la parte non si è più fatta, quindi non andarci chiamati giù. Ma mi manca proposto per qualcosa in qualche tua commedia teatrale. Quindi, caro Vincenzo, credimi, questo vernacchio non merita proprio. Però non ti meriti un vernacchio di cultura, ma ti meriti il vernacchio di uno che sta proprio agli albori della cultura. Quando un bimbo che nasce non sa ancora niente, mano a mano ha da crescere per capire qualcosa, perché tu ancora non ne hai capito che certe superstizioni vanno buttate nel cesso. Quindi a te ci vogliono vernacchie del neonato, ma di simpatia, perché poi te l'ho detto, tu mi sei simpatica, però non ti sei comportato bene. Allora ci vuole questo, Vincenzo Salemme. Alla prossima!